sono contenta la mamma. Ragazzi, si sale sul podio con 11.000. Mica male. Ci sei, Michael Pino? Ragazzi, l'idea della gara, la prima, nasce da Michael Pino a Malta. Guarda dove siamo finiti. Mamma mia, veramente. Riccardo, che l'anno scorso è stato bravo e ha vinto il lingottino, complimenti. Grazie. Cominciate a spaccare le piattaforme, via, si comincia. Andiamo a spiare qualche strategia. Ero a spiare le persone. Bottina di gruppo. Comunque, quello che ho visto spiando un po' di persone è che tanti utilizzano strategia smart money, super interessante, volumi di prezzo, che è fondamentale, soprattutto anche nello scalping, può tirar fuori qualcosa di interessante. Poche persone stanno utilizzando degli indicatori particolari, pochissime persone stanno usando il multi-chart col multi-time frame o anche diversi asset, quindi magari vanno a vedere diverse coppie valutarie. Vediamo un po' chi avrà la meglio. Qualche persona ha già aperto qualche trade ed è solo l'inizio. Ho già comprato il DAX. Non puoi vincere. No, troppo facile. La gloria al massimo. Non posso fare shift per tirare linee dritte. Comunque sono in deficit perché voglio far vincere gli altri. Lasciamo un po' di spazio a tutti, ovviamente. Poi partecipo perché non partecipa Michael, quindi sappiamo già che il primo non c'è più. Vedo tanti principalmente esposti al 5 minuti, 15 minuti. Per ora non ho visto un minuto da nessuna parte. Eccolo. Ora sul minuto euro dollaro. Sto aspettando un attimo di vedere cosa, se mi dà conferme per entrare. Qui addirittura 15 secondi? Sì, che belli che gagliardi. Eurocad, vedo sì. Anche un ordine potenziale limite. Sì, diciamo questa è la zona. 8 anni. Visto che sono 8 anni ti rompo un po' le palle. Vai. Allora, cosa tradi e che strategie usi? Strategia che adesso non spiegherò. E time frame? Un minuto, 30 minuti. Cosa guardiamo? Principalmente volumi? Sì, Nasdaq. Ha già in mente un trade lei? Sì, vorrei shortare BTC. Interessante. Il time frame che stai utilizzando? Al momento su BTC il 45. Un evento del genere è trading, ma per divertirsi, perché poi questo tipo di trading che si fa oggi non è quello che si fa per vivere. Oggi è un divertimento. Prima operazione. Cosa hai aperto? Su XAUSD sono andato short. Aspettavo un prezzo un po' più premium qui, a metà di questo sbilanciamento, però insomma da intanto abbiamo aperto un mini lotto. Gli articoli su Invest, un calendario. Interesting. Ciao Mike. Che si dice? Buongiorno. Mi ha ispirato. Ah, grande. A euro dollaro. Siamo entrati sul ritracciamento. E ci vuoi spiegare un po' come sei entrato nel trade? Speed base che stava continuando a spingere, sembrava almeno sui 5 minuti. Se la pareggio sono 150 euro in più. Cosa che non faccio a casa, faccio soltanto qua. Qui c'è già qualche trade aperto? No, ne ho fatto uno velocissimo sul DAX e l'ho già chiuso. Ho iniziato a portare a casa qualcosina per darmi sicurezza. Interessante, interessante. Vedo già dei trade attivi, profitti, cose. Siamo 8 anni che lavoro solo. Sui grafici, figata no. Alla fine l'abbiamo aperto lo short. Sì, l'abbiamo aperto. Vediamo adesso come si muove. Tanto teoricamente dovrebbe salire. Qui vedo qualcosa di interessante. Abbiamo ordini aperti? Ora, euro GBP long. Se si rimangia gli ordini di ieri. Nasdaq, reazione short. Chiudere sufficienza del mercato. E stiamo tradando qualcosa? Sì, DAX. Ho preso due stop e due take profit. Allora, credo sei l'unica donna, quindi complimenti già. Ci sta. Te lo confermo, è l'unica donna. Sì, abbiamo fatto una piccola operazione. Ancora. Io adesso piano piano aspetto così poi li copio. Questa è la mia strategia di oggi. Sì, ho fatto long sul DAX, la volatilità stava scendendo e quindi io sono entrato long. E l'anno prossimo la facciamo però ancora posso più dire, grande. Sulla luna. Posso dire che l'ufficio di Malta è più bello della borsa italiana. Cioè è vero. È arredato meglio. Beh, però è qui la sede è storica. Hai detto che saliva, sta salendo. Che saliva, sta salendo. Ah, sono tutti premi, non li avevo neanche visti. Mica male. Sta spingendo tutto quanto bene, l'euro dollaro mi sta portando a casa altri 450 euro. Sto molto sul sentiment, quindi vado contro tutti. Però io ho fatto 55 centesimi, Beh, vedo qualcosa di interessante. Sì, molto interessante, una continuazione long su GBP USD. Siamo quasi a più 1%. Nonostante i soldi siano finti, la tensione è reale. Ti faccio una domanda, vai. Ma quanto è costato lo scontro? Lo dico, vuoi la verità? 100k. Cartello fuori la borsa costa 5.000 euro. Sì, l'ho preso long, adesso ci sono. Zero trading. Ah, bello. Una gara di trading bisogna rischiare un po' di più. E allora rischiamo un po' di più. Anche qui dietro si trada, giusto? Erano sì. I posti in più. Sì, per il momento sono in perdita. Ancora lunga. Io però su
euro-dollaro, meno 0,5%. Aspettando un retest, sperando che retest. Medie mobili, price action e breakout. $11, meglio di così, quindi ragazzi attenzione. Poi i mercati sono tanto tirati perché ieri con il dato dell'inflazione sono saliti tantissimo, non può spingere troppo. Con due trade short sull'S&P è solo un recupero delle perdite di prima. Classifica parziale, dov'è? Grande! Utilizzando il Bris Project. Ah, grande, grandissimo. 5 minuti. Ah, short su EURGBP. Esatto. Regressione lineare, sul time frame 2 minuti. Bene. Mi assesto e poi comincio anch'io. Ma ti aspettavi peggio in questo primo parziale? O mi aspettavo questi risultati, dai. Perché bello, sapevo che qualcuno avrebbe spinto di brutto, quindi ci sta. Io ho iniziato adesso. Cosa stiamo guardando qua? L'oro e il Nasdaq. Già fatto qualche trade? Ne ho aperti un po' in sell. Per ora siamo a 2,50 di profitto. La previsione di un rintracciamento, quindi niente di particolare. Qui come va? Abbastanza bene, dai. Strategia usi? Principalmente price action. Sto aspettando euro yen. Sono entrato, adesso sto mediando. Super Luca inizia. Yes. Oggi userò il mio indicatore speed, perfetto per individuare i massimi. Poi le borse, i mercati quando scendono lo fanno molto in fretta. Oggi cercherò di beccare degli short. Vediamo, adesso mi metto al lavoro. Come procede? Abbiamo perso posizioni, signore e signori. Aia. La giornata è ancora lunga. Sì. Sempre là, ragazzi, sto lottando per prendere uno short da 500 euro, così mi rimetto in partita. Io bene, sono in profitto di 150 euro. Siamo spariti che mi ha fatto pausa caffè. No, ci mancherebbe. Vedo che ognuno ha la sua strategia che è fatta da magari strategie che sono utilizzate anche da altri ma messe insieme in modi diversi. E questo secondo me è sempre il segreto per far trading. Mi sono mangiato 100 euro. Io spero che si chiuda la giornata con almeno 50% delle persone in profitto. 35 persone in profitto abbiamo per adesso, quindi buono. Su 80 partecipanti non è male. O faccio tanto o perdo tanto. Ok. Io oggi voglio shortare sull'H1 dove ho la mia retta di regressione, c'è una bella divergenza rispetto ai prezzi che salgono, l'indicatore già scende da diverse ore, quindi mi fa capire che devo mettermi short. Arriva il cibo. Abbiamo riso, poli e torta. Comunque ragazzi, se volete tradare come stanno facendo tutti i ragazzi nella sfida, potete iscrivervi a Kimura Trading qui sotto in descrizione, aprire un conto demo che è totalmente gratuito e fate tutti i trade che volete in semplicità, imparate la piattaforma, testate mille strategie. Chissà se un giorno ci si può vedere in una cosa del genere. È arrivato. Ciao ragazzi. Oggi spettatore, ma location top. Guarda che VIP poi, quante telecamere. Aspettiamo l'apertura americana per il trade della vita. Ho fatto un buon trade. Più che bene. Sono in continuation, quindi ho visto, diciamo, creazione massimi minimi più alti. Un 1-3 molto veloce. Disney non stanno in piedi proprio a livello di conti. Sono short. Quindi vediamo. La parte più alta della bolla, secondo me. Ti scende, Michael. Ti prepariamo gli short. Prossimi mesi. Monopattino, tanta roba. Ma sai che a me me l'ha regalato Yaki? Sì, figo. Cioè, in verità no, gliel'ho preso in prestito e non gliel'ho più ridato. Però è comodissimo. Prima dell'apertura dell'America, Daniele Fatusso. Mentre mangiavo si è ripreso l'euro-dollaro in maniera incredibile. Ho forzato molto, ovviamente. 15% mattinata. Non male. In live, bancarotta di FTX e Bitcoin dump pesante. Qualcuno trada Bitcoin? Vincolato tutto il ciclo ascendere qui. E se scendiamo oltre questo vincoliamo tutto il settimanale. Adesso si gioca tutto, ragazzi. Super Kimura. Dow Jones, lo shortino. È una patata bollente venduta da qua sopra. No, questo qua l'ho chiuso prima dell'apertura. È arrivato il notaio. 11,3. L'ultima parte in Dow Jones. Vediamo. Stiamo facendo un 3,5% stamattina. Sono soddisfatto. 6%. È andato. È bruciato, bruciato. 8999. Queste cose succedono, penso solo in demo perché in una gara vai a provare il tutto per tutto. Quel che dovevo fare l'ho fatto. Il gioco è tutto per tutto. No. Si prova il tutto l'ultimo, fino all'ultimo. Molte persone si sono esposte a rischi per ovviamente cercare di vincere. Spesso va nella direzione sbagliata perché quando hai troppo rischio stai facendo qualcosa di sbagliato, ma ovviamente è una sfida, è un gioco. È stata Dai. Una bella giornata adesso. Intensa. Vediamo la classifica perché ci sono dei ribaltamenti. Ho visto. 10, 9, 3, 2, 1. In cup conclusa, vediamo i risultati e i premi. Com'è andata te alla fine? Tecnica un po' particolare, abbiamo aperto operazione a caso e non è andata. È andata. Top trader, com'è andata oggi? La grande, ho vinto 100.000 euro. E là. Andiamo dal decimo classificato, ragazzi, che vince Alexa. 10.840. Nono classificato, ragazzi. 10.920. E vince, cos'è che è questa roba qua? Una sottomarca di quelli veri. Probabilmente. 7.
ultimo classificato, le AirPods Pro. Queste sono originali. Il Roomba, questo ragazzi è un faccio contenta la mamma. Quinto posto, il monopattino Xiaomi. Bravo, bravo. Zago lo paghiamo anche per spostare i pacchi, come vedete, bravissimo. Drone DJI Mini, anche questo originale. Si sale sul podio, 11.497. Filippo Ferragno, quelle belle. Secondo posto, 11.587. Gabriele Fosca, l'iPhone 13 Pro Max, originale. Non quello di AliExpress, quindi vince seconda edizione, anche se è la prima. No, beh, adesso. No, che cazzo. Dai. Vince la seconda edizione della investire.biz Trading Cup in borsa italiana con 11.665,46 euro. Andrea Babì, un computer vero, titolo di campione. Complimenti. Classifica totale. 36 su 80 partecipanti. Beh, comunque un ottimo risultato. Bravi. Evento concluso, incredibile, abbandoniamo Borsa Italiana.